Appassionati di calcio a 5, benvenuti a un nuovo numero settimanale del vostro magazine preferito This is Futsal, arrivato alla nona puntata della stagione. Obiettivi puntati sul nono turno della Serie A, vi mostreremo i gol di 6 delle 7 partite di questa settimana. Questi sono i risultati della nona giornata: Lazio che batte la Marca 4-1 in uno dei due match clou della giornata, l'altro, quello di Bassano, termina in parità tra i campioni d'Italia dell'Uparense. La matricola terribile con Gianco Genziano, il Montesipano si arrende nel finale al Caos Futsal 3-0 per la squadra bolognese. Il Napoli torna a successo dopo 3 turni battendo il Venezia 5-3. Il Pescara continua a fare risultati, va a vincere anche sul campo del rinnovato Real Rieti, a questa buona passeggia sul terreno del Promo Media Putignano, ormai ridotto ai minimi termini. Infine la capolista imbattuta Asti vince 7-2 a Verona. Dunque l'Asti raddoppia il vantaggio sulla sua prima inseguitrice. Ora sono 4 i punti di margine sul Pescara, che ha 19 punti solo al secondo posto. Terzi appagliati Luparenze e Montesipano. Lazio quinta a 17 punti, poi con Giacomo 15 a questa pone. Marca Futsal chiudono la zona finalette di Coppa Italia, a cui si avvicinano Caos e Napoli un solo punto all'ottavo posto. Poi dietro staccate Rieti e Venezia in zona playout, Verona e Promo Media Putignano ancora fermo a 0 in zona retrocessione. Cominciamo dunque con la sfida più importante della settimana: Futsal Arena di Roma di fronte alla Lazio in completo bianco e la Marca vicecampione Italia in completo nero. Arbitrano Barbera e Peroni, il risultato si sblocca al quinto. Foglia fitta con il sinistro, calcio con il destro, respinge in oro, arriva Bacaro sul rimpallo con il sinistro, batte tra le gambe Kuromoto, 1-0 per la Lazio, quinto gol in campionato per Vinicius Bacaro. Passano 4 minuti, la Marca che non può schierare però Borca, Blanco, Cimanghigno e Vila, non trova il pareggio. Rimessa laterale di Duarte per il sinistro al volo di Nora, sotto la traversa, nulla da fare per il portiere azzurro Barigelli, 1-1, sesto gol in campionato per Nora. Si va a riposo con questo risultato, ma passano 7 minuti dall'inizio del secondo tempo. La Lazio si riporta in vantaggio, un grandissimo gol di sinistro sui sviluppi di un calcio d'angolo che ora vi mostreremo in replay. Il gran gol di Ippoliti, Foglia per Ippoliti, sinistro al volo verso terra, nulla da fare per Kuromoto. Per Ippoliti il secondo gol in campionato, decimo minuto, Juan Salas sulla destra scarica nell'angolo per Bacaro che prova a chiudere il triangolo, allontana però Nora, arriva allora a Tostao, destro al volo deviato dallo stesso Nora alle spalle di Kuromoto, 3-1 Lazio, quarto gol in campionato per Tostao. Nel finale tenta la mossa del portiere in movimento la Marca schierando Nora, però perde palla la squadra veneta, ripartenza di Juan Salas che batte Duarte, finisce così Lazio 4, Marca 1 per la Lazio, quarto risultato utile consecutivo per la Marca, seconda sconfitta dopo quella con la Luparenza. Andiamo a vedere proprio i campioni d'Italia dell'Alter Ego Luparense che ricevono a Bassano il Genzano, maglia bianca per i campioni d'Italia, maglia nera per i Castellani, Alterno, Cicerello e Del Pianoro. Luparense terza in classifica con 17 punti, viene dalla sconfitta con il Caos, Genzano è quinto con 14, viene due vittorie consecutive a Verona in casa e con l'acqua a Verona e poi in casa con l'acqua Sevola, e qui sblocca il risultato al sesto Romano, l'Azzurro sfrutta il blocco sul calcio d'angolo di Maurizio Sevola e batte Putano. Terzo gol del campionato per Sergio Romano, con le immagini siamo al 16° minuto, Canal chiede, riceve il triangolo da Abdala e fa gol di destro, battuto dunque Miarelli ed è il pareggio di Mourinho Canale, risultato che chiude il primo tempo, quarto gol per il numero 11 della Luparense. Con le immagini siamo al secondo tempo, Onorio per Rogerio che si libera di Resci in Veronica, calcia di sinistro, prima respinge Miarelli da terra, poi salva Crema sulla linea, ancora Luparense, Onorio appunto Grana, il calcio di sinistro respinto ancora da Miarelli, il risultato resta sull'1-1 fino a quando si arriva al 17°. Pedotti qui lancia Canale in linea di partenza, gli toglie palla però Paulini, allora può ripartire con Gianco Genzano, a sinistra si libera Saul che pesca sul secondo palo Romano, lasciato libero di concludere di piatto da Rogeri del 2-1, nuovo vantaggio della Cogiaco Genzano, doppietta per Sergio Romano, 4 gol in campionato, ma poi verrà espulso Saul per doppia ammonizione, allora con l'uomo in più la Luparense trova il pareggio 2 dal termine con Canala, ancora lui, doppietta anche per lui come per Romano, adesso dalle gambe di Miarelli, 5 gol in campionato, Luparense che sarà 18 punti, Genzano resta a meno 3, 15. E siamo ora al Pala Roma di Montesilvano, padroni casa in completo bianco senza Borruto, prossimo alla partenza per la Spagna in tribuna, Caos in completo arancione, arbitrano Astolfi e Albertini, Montesilvano secondo in classifica con 18 punti, a meno 2 dall'Asti, viene a 2 vittorie consecutive con il Venezia in casa e a Napoli, mentre il Caos è nono, anch'esso viene a 2 successi di fila, a Bassano in casa con il Putignano,
primo tempo 0-0 con le immagini, siamo nella ripresa, qui una grande finta di Vinicius che tocca dietro per il destro di Turi sulla traiettoria, Kaká prova il colpo di tacco ma salva Mammarella che ci prova invece dalla parte opposta, Montesifano calderà il percuzzolino che beffa due avversari, poi calcio di sinistro alzato in corner però da Lyon Junior sopra la posizione di Velasquez, chiuso e scivolata da Vinicius, ma attenzione perché a 8 dal termine il caos sblocca il risultato, punta a Bocao, Kaká carica il destro, guardate che bolide sotto l'incrocio dei pali che non dà scampo al portiere dell'Italia, terza mondiale, miglior portiere del mondo, 1-0 per il caos, nono gol di Kaká che poi si ripete un minuto dopo, ripartenza sua, scambia con Turi, è battuto ancora di destro Mammarella, 2-0 caos, doppietta per Kaká, 10 gol, vice capocannoniere del campionato, ancora pochi secondi, Lyon serve Turi e salta Burato e poi spara con un sinistro raso terra alle spalle di Mammarella nell'arco di 2 minuti, 3 gol del caos, primo in questo campionato per Turi, poi ci prova addirittura Lyon dalla propria area di rigore, pallonetto che c'entra la traversa, non ci saranno più occasioni per il Montesifano per recuperare lo svantaggio, il caos passa proprio sul terreno della squadra di Ricci, sarà a 13 punti e un solo punto dalla zona della finale, il Montesifano perde terreno, resta 18 agganciato dalla Luparezza. E ora siamo a Cercola per seguire insieme il match tra il Napoli in completo bianco e il Venezia in completo amaranto, arbitrano Coluzzi e Muccardo, Napoli che è nono con 10 punti e viene da 3 sconfitte consecutive con Luparezza e Montesifano in casa sul campo della Lazio, il Venezia undicesimo con 6 punti, sono 2 di stop di fila con Henriette in casa precedentemente a Montesifano. Attenzione perché con le immagini siamo già al nono minuto, qui Melise per Pizzetta sul secondo palo al volo per il nuovo acquisto Guerra che non sbaglia, fa gol di piatto a sinistra, numero 1, numero insolito per un calciatore ed è il vantaggio, Guerra che arrivava da Fuzza al Porto, abbiamo già visto il pareggio della Franco Gomme Venezia, angolo di Daga per il destro di Bruno Rossa, nuovo acquisto 1-1, secondo gol in due partite per il fratello di Almin Rossa. Con le immagini siamo a 60 secondi dopo il pareggio dei Veneti, subito la reazione del Napoli, Sartori cede a Campano da cui riceve un lancio lungo perfetto, stop di petto è grandissimo, sinistro al volo, una grande esecuzione di Sartori che va a realizzare il gol del 2-1, secondo centro per il campionato, davvero un gran gol, quello del numero 17 del Napoli che torna in vantaggio dopo 60 secondi dal pareggio di Bruno Rossa. Con le immagini siamo ora al 17esimo, sempre 2-1 per il Napoli, qui Melise punta e salta a canonica, Almir Rossa scarica su Pizzetta e chiude il triangolo con lo stesso Melise che non può sbagliare a tu per tu con Androni e c'entra così il suo primo gol di questa stagione portando il Napoli a questo punto sul 3-1. Napoli in casa ha vinto solo con il Verona il 6 ottobre, non può schierare il Frosinone con la nazionale del 21, qui c'è ancora una ripartenza della squadra di casa con il destro di Almir Rossa, respinto dalla difesa del Napoli, riparte Pizzetta che si accentra e coglie con l'esoterra di sinistro però la base del palo, ma l'appuntamento con il 4-1 rinviato di poco perché come vedremo da queste immagini, 19esimo minuto, lancio lungo per De Luca, anche qui come prima Sartori, stop di petto di De Luca che si fila due difensori e poi batte con sinistro Androni, un po' lente le maglie della difesa a Veneta, per Pasquale De Luca, un gioco da ragazzi, realizzare il gol del 4-1, il suo quarto centro nella stagione in corso e con questo risultato si va all'intervallo, Napoli 4, Venezia 1. Eccoci nel secondo tempo, Venezia che fuori casa ha vinto solo a Verona quest'anno, 29 settembre, e subito un'occasione per il Napoli con Campano che ha scambiato con Melise e buttato il gesto di Vettincone. Attenzione perché all'ottavo minuto va in gol Franco come Venezia, imbucata di Belsito, respinta da Emer, torna ancora Belsito con l'esterno destro e fa gol, 4-2 per l'ex marca, secondo centro in campionato, il Venezia ci crede a questo punto, intercetta palla Canoni che imbuca subito per Bruno Rossa che va a calciare con il destro, tocca di piede Garcia Pereira, la palla si impenna, colpisce il palo e termina in fondo alla rete del 4-3, il Venezia si fa sotto, terzo gol per Bruno Rossa in due partite, ma attenzione perché al 18esimo quando scende con Almir Rossa porta in movimento il Venezia, va a incassare il 5-3, chiude la partita, Cantagallo scivola, perde palla e ci pensa Sartori con un pallonetto a realizzare il gol del 5-3, si arrabbia Almir Rossa col proprio compagno di squadra, Sartori doppietta per lui, 3 gol in campionato, un gol importantissimo, pesantissimo, tutto al termine sul tentativo di raggiungimento del pareggio del Venezia, qui ci prova ancora con Bellomo che colpisce il palo, ripartenza subito della squadra di casa con Melise che tocca per De Luca, Almir Rossa da portiere improvvisato si salva così come si salverà ancora nel finale
con Milizia che salta canta gallo, ogni rosso dice no, ma finirà così. Napoli batte Venezia 5-3. Palla malfatti di Rieti di fronte ai padroni di casa del Real. Rieti in completo amaranto, il Pescara in maglia blu e azzurra. Arbitrano Doria e Vocca. Rieti undicesimo con 6 punti, Pescara quarto con 16 punti. Questo è il vantaggio della squadra di casa, che arriva al quarto minuto, rimessa laterale per il destro di Giustozzi da fuori, fermo Jukic, del vantaggio appunto dei Savini allenati da Fabrizio Ranieri, che propongono per la prima volta in maglia Amaranto Forte Bresciani. Qui c'è il raddoppio al quindicesimo, Mussolini in anticipo suo avversario, serve Giubaschi, sinistro respinto da Jukic, il tap-in di Menini, del raddoppio del Real Rieti, la gioia di Giubaschi, terzo gol incappiato per Menini sotto la squadra abruzzese, che è immatura da 4 giornate con un pareggio e 3 vittorie consecutive. Qui c'è un tiro libero concesso dagli arbitri al Real Rieti, Giubaschi va a batterlo, ma Jukic via in calcio d'angolo, grande chance per i Sabini per agganciare il 3-0. Qui ancora un'occasione per il Pescara, sinistro da fuori di Cannavaro, ma Gilli salva, poi c'è un fallo in attacco visto al Pescara, tiro libero, secondo della partita per il Rieti, ma questa volta Giustozzi, così come Giubaschi se l'era fatto parare, in questo caso Giustozzi calcia fuori. Qui siamo all'ultimo minuto del primo tempo, calcio di punizione per gli abruzzesi. Attenzione perché va a battere direttamente Fornari con il sinistro, la palla sfugge a Gilli e termina in fondo al sacco, accorcia le distanze, dimezza lo svantaggio. Il quintetto di Mario Patriarca, quinto gol in campionato per Fornari. Dicevamo Pescara che viene da 3 vittorie consecutive, prima un pareggio, dunque in serie positiva dal 6 ottobre quando perse a Bologna. Attenzione, qui c'è un tentativo ancora del Pescara, rimessa laterale di David per Schurz, che da vivo lascia alla puntata di Fornari, sinistro che Gigli vola a deviare in calcio d'angolo. Con le immagini siamo al secondo tempo, Rieti, Real Rieti avanti 2-1, con nuovi acquisti, come detto, in campo, Marzio Forte, capitano della nazionale, e Cristian Bresciani. Ma nel secondo tempo il Pescara di Mario Patriarca risalirà alla china. Pescara che fuori casa finora ha vinto 2 delle 4 partite. Ecco qui Di Luca chiede il triangolo a Fornari, che lo rende di tacco. È davvero una gran bella azione che Di Luca completa con un tocco di sinistro a tu per tu con Gilli, del pareggio del Pescara 2-2 quando mancano 12 minuti ancora al termine del match. Attenzione perché a 34 secondi dalla fine della partita si decide tutto con questo calcio di punizione. Morgado tocca per Schurz, destro sul secondo palo per Cannavaro, che non può sbagliare. Il gol del 3-2, il Pescara trova il quinto risultato utile consecutivo, la quarta vittoria di fila, e sale sola al secondo posto a 19 punti. Il Rieti resta in fondo alla classifica con 6 in zona playout. Palazzetto dello Sport di Verona per seguire insieme il testa a coda che pone il Verona penultimo con 3 punti, l'Astica colista in battuta in testa alla classifica ovviamente con 20, poi c'è il vantaggio della squadra piemontese, calcio d'angolo, insolito schema con un colpo di testa di Corsini che va a cancellare la casella, 0 gol dal suo tabellino stagionale. Qui c'è il pareggio però del Verona al quindicesimo, angolo per Federa, anche qui uno schema da calcio d'angolo, primo tiro parato sulla linea da Chico, il tapin vincente numero 15 del Verona però è vincente, come detto, è 1-1 per il Verona, quinto gol per Federe. Passano 3 minuti, però al primo tempo si conclude con l'asta in vantaggio. Toccano praticamente tutti la palla di prima in questa azione. Garcia Sfortino, Lima e Caminato che fa gol di sinistro. 2-1 asti, si va a riposo con questo risultato. Per Caminato sono già 9 i gol in campionato. Nel secondo tempo dilaga l'asti, qui dopo 51 secondi, ripartenza di Vampeta, sinistra per Cavinato che mette sul secondo palo per Fortino ed è 3-1 asti per l'azzurro Fortino, sono 6 gol in campionato. Secondo minuto, Lima, Fortino, Marchigno dietro ancora per Lima che non sbaglia con il destro, 4-1 per l'asti e per Lima sono 10 gol in questo campionato. Asti fuori casa ha sempre vinto 4 volte su 4 a Bologna, Pescara, Genzano e Città Sant'Angelo. Qui trova anche il gol del 5-1, alta ripartenza di Lima per Caminato. Questa volta va direttamente alla conclusione numero 7, doppietta per lui, 10 gol in campionato, 5-1 asti, decimo minuto. Un minuto dopo un altro rilancio di Chico per Lima che mette al centro per Vampeta che non può sbagliare e va a portare a 6 il computo delle marcature dell'asti, 6-1. Quinto gol in questo campionato per Vampeta. Altri 2 minuti, la reazione d'orgoglio del Verona. 3 spunta Marchigno e incrocia con il sinistro sul palo lontano. Nulla da fare per il portiere dell'Asti. Ed è 6-2 per la squadra
Piemontese, terzo gol per Tres. C'è ancora tempo per il settimo gol dell'Asti di Maserve Garcias, che chiude il triangolo al centro dell'area del 7-2 per l'Asti. Si chiude così il match doppietta per Lima, che diventa il capocannoniere del campionato con 11 gol assieme a Borruto. L'Asti sempre più leader incontrastata di questo inizio campionato con 23 punti, ora più 4 sull'inseguitrice Pescara. Il prossimo turno della Serie A sarà la decima giornata, in programma 21-22 dicembre. Acqua e Sapone Fiderma contro il GSM Verona. La capolista Emma Tutasti riceve il Napoli. Gianco Genzano dovrebbe avere vita facile con il primo media putignano. Caos Futsal contro Real Rieti. Poi Caos Futsal e Real Rieti, l'anticipo di venerdì 21 dicembre su Rai Sport. Poi Marca Futsal Montesilvano, forse il match più importante. Dopo però quello di Pescara, che oppone la seconda e la terza in classifica, Pescara al Telecolo Parenzi, diretta il sabato pomeriggio 22 dicembre su Rai Sport. Completa il programma Franco Gomme Venezia Lazio. E anche con questo prossimo turno si chiude, come al solito, questo appuntamento con Disfuzza, che torna puntuale qui per voi fra 7 giorni. Grazie e a risentirci.